L'esibizione è stata un'esperienza incredibile per noi, che abbiamo avuto l'onore di suonare su questo palco insieme a delle band che comunque magari non sono esattamente proprio del nostro genere, però è stata un'esperienza incredibile, penso altamente formativa, direi. Una band emergente come noi, credo che possiamo dire, è oro colato tutte queste occasioni di poter suonare, quindi un misto fra la gratitudine per aver avuto l'occasione e anche l'emozione per tutta quella gente davanti e tutte quelle band dopo di noi. Ah, è stata una bomba, è stata una figata bellissima, c'era un sacco di gente, ho visto anche un sacco di gente che cantava le nostre canzoni, non è una cosa che succede tutti i giorni, siamo soddisfatissimi, abbiamo conosciuto tra l'altro gli Adams Key Live, che sono l'altro gruppo italiano che ha suonato con noi oggi, che hanno spaccato e con cui sicuramente inizieremo un'attività di scambio date con loro e di concerti in giro per l'Italia insieme a loro, perché ci siamo trovati da Dio. Altro non so che dire, se non che siamo emozionatissimi di suonare con dei nomi del genere della scena punk rock internazionale. It was great playing this afternoon today. This is our first time playing in Italy ever, so we didn't really know what to expect, and it was really great to know that we had fans out there, and I think everyone was pleasantly surprised. We have had a long history. This is our 20th year as a band, 2011, and we've never made it to Italy before, mainly because we haven't really toured in Europe a whole lot. I think this is only the fourth European tour we've done. We broke up for about 4 years, and when we reformed, we decided we wanted to go and play every place in the world that we didn't make it to before. Playing big festivals can kind of go either way. When the audience is really excited and they want to participate, and especially if they know all your songs, then it's fantastic. There's no other feeling like it. With our last lineup, and even the last time we were here in Italy, we weren't all very happy. You know, Mark, myself, and Eddie over here, like we would all hang out, but the other guys, their heads were just in different places, and Mark remained friends with John and Sean here, and then so he just called him up, and next thing we knew, we're writing a record together, and it's been great because we've always kind of like. Playing in a band, you know, and playing music together and creating these things out of nothing, like it's always supposed to be fun, and it wasn't fun for a long time, but now it is again, so we really couldn't ask for more.